Buongiorno a tutti quanti. Oggi è lunedì, ragazzi. Wow, che fantastico weekend! Mi sono divertito un sacco, abbiamo fatto un sacco di cose carine. Bello, bello veramente. È brutto tempo. Let's go! Fa language. Ragazzi, fa frescolino. No, è diventato il tempo, è diventato un po' caruccio, mi piace. Dismiss. Perché questo va così? Anzi, dicono che domani e dopo ci sarà molta possibilità di pioggia. Quindi, e ora a me quando c'è questo frescolino mi viene voglia di andarmi a mangiare una zuppa, zuppa di quelle fatte bene. Sono giornate tranquille, sono giornate senza troppo casino. Devo spostare una barca ancora, ho avuto un problema con le taniche, quindi per il drone non c'è, quindi devo spostare la barca, mettere svuotare taniche, con sporche, con chiare, con verdi, con marroni, quindi mi scuso che ogni volta che dico parcheggiare una barca qualcuno si incavola, mi dice addirittura mi sono preso dell'idiota. Da un foro mi dice oh, sei un idiota. Ormeggiare, ragazzi, si dice ormeggiare, attraccare o non parcheggiare, eh? Non diciamo parcheggiare, perché se chi dice parcheggiare non è un pilota di marina, in marina, non è un capitano di barche, non un pilota, un capitano di barche. Ok, quindi andremo a attraccare questa barca e con le scotte. Oh, dai, keep simple. Poi devo, se mi vedete, devo iniziare a finire il carrello per Natale. E ogni scherzo vale. No, Natale c'è, praticamente facciamo questa biciclettata in Sacramento, dove ci sono le luci, facciamo una parade. E bellissima, poi vabbè, lo vedrete con i video che faremo. E quindi sto mettendo a posto un carrello per l'Elena Emilia. Cos'è che mi manca? Niente. Andiamo avanti. Oh, che mangiata. La macchina domani mattina è pronta, quindi sono contento. Questa è bellissima, però mi manca la mia, il mio denari. Vai, andiamo. Oh no, ho appena rotto i pantaloni. Oh my god, ho appena rotto i pantaloni. Ho appena strappato i pantaloni. No, devo andare a comprare i pantaloni nuovi. Che deficiente che sono. Vabbè, intanto apriamo questo. Alright. Wow, da quanto che non entro qua dentro. Wow, questa è la bici di Nicole. Questo è il cretino che sto finendo, sto cercando di portare a termine. E devo costruire il braccio, che ce l'ho già, il braccio che va attaccato alla bicicletta. E poi da lì ci monto sopra un... Grazie da tantissimo che non entro in questa stanza. Macchina del caffè. Canna da pesca. Sono professionali, eh. Voglio portare su a casa e fare un angolino, però devo stare un po' calmo perché c'è troppa roba. Devo portare il carrettino, si chiama wagon, come da noi si dice wagon. È il carrettino che useremo domani sera per andare in giro nelle case, ed è fighissimo. Andiamo a prenderlo. Ho un altro... Quindi qui io ho un altro storage. Andiamo a prendere la luce. Tutte le cose per le bambine. Vecchi, vestiti, passeggini. Questo è la scatola del drone. Ah, questa è un'altra scatola del drone. E questo è il wagon. Questo è il wagon. Oh yeah. E quindi portiamo in giro l'Elena Emilia con quello quando sono stanche. E caramelle e altre cose per altri bambini.
Mm-hmm. Allora, andiamo. Il wagon. Troppo carino. Famosissimo qui in America per andare in spiaggia quando hai bambini, o comunque quando vai al parco, quando vai a Disneyland, e tutto lo portano dappertutto. Ci sono alcuni che hanno messo il motore elettrico su questi e magari ci sto pensando anch'io. Ci sono un sacco di accessori che vengono con questo. C'è il tendalino sopra, le porta borracce, e sicuramente ci mettiamo intorno le luci. Vediamo un po'. Ora lo mettiamo in macchina. È la bandiera nuova americana. La tradizione americana dice che ogni volta che la bandiera non è più utilizzabile, come questa vecchia che era là, praticamente va bruciata. O va messa sottoterra. Shredder, qui, tagliarla con le forbici. O metterla in un wooden box, quindi una scatola di legno. Fantastico. Ora non so cosa fare. Giornata lunga oggi, ragazzi, ma ora stiamo andando a casa. Cosa vuoi qua? Oh. Casa! Frescolino, che bello, questo tempo mi piace ogni tanto. Domani la mia macchina è pronta, quindi domani mattina vado a riprendere la mia macchina, non vedo l'ora. Vado a andare a fare benzina anche, putazza. Let's go.